6-5 il risultato finale, dunque una scorpacciata di gol. Altrettanti falliti di un soffio, almeno una ventina le azioni pregevoli annotate nel taccuino. Questo il bilancio dell'amichevole, della festa che ha visto di fronte al Tenny la più amata dagli italiani, Leggi Juventus, ed una selezione di giocatori del Montebellune e Treviso. Subito i gol, parte a razzo la Juventus che già al terzo di gioco apre le marcature con Vignola. Un minuto dopo il raddoppio, Briaschi in becca Vignola, tunnel su Mercato ed il gioco è fatto. Al 13° terza rete sempre di Vignola, cross di Serena, stacco del Veronese, ma la deviazione è fatale a Pizzolone. La Juventus gioca bene, il vantaggio è tutto meritato, ma intanto crescono anche gli avversari. Al 20° il 3-1, Renna serve Schincaglia che fionda a rete. Sulla traiettoria devia Scirea che spiazza Taccone. Al 32° addirittura il 3-2, bello scambio Ramella-Renna e sinistro imprendibile del giocatore trevigiano, veramente una gran bella marcatura. Ripresa, il pareggio dopo 9 minuti lo sigla Pantaleoni di testa su servizio di Piovanelli. È uno spettacolo piacevole, le due formazioni giocano aperte senza tatticismi. Al 58° il vantaggio locale, Buffone fa tutto da solo e scaglia la sfera da circa 20 metri, Bodini è battuto. Un minuto dopo però ci pensa Buso a mettere tutto in parità e siamo 4-4. Tocchi si rivede, Serena che di testa direttamente su angolo mette nel sacco il 5-4. La Juve però è stanca, c'è una girandola di sostituzioni sia da una che dall'altra parte, sono in campo molti giovani e i padroni di casa, più scaltri e più esperti, ne approfittano. All'83° il giovanissimo Sartor Montebellunese porta tutto in parità 5-5 e all'ultimo minuto di gioco dà la vittoria finale, ben imbeccato da Piovanelli, in sacca facilmente. Si diceva gran bella partita, tutti soddisfatti ovviamente i 5.000 presenti al tennis.